Mister, salve, la seconda partita ufficiale per voi era la seconda uscita. Diciamo che l'espulsione vi ha un po' condizionato perché voi siete rimasti in 10 per tutto il secondo tempo. La vostra è una squadra giovane, sicuramente in un campionato molto difficile per voi. Come giudica la prestazione della sua squadra e cosa si aspetta per il proseguire della stagione? Beh, intanto oggi eravamo come domenica scorsa applicati, ben organizzati, ognuno stava cercando di muoversi bene in un contesto di organizzazione di squadra e devo dire che anche all'inizio del primo tempo abbiamo avuto due occasioni da gol, dopodiché loro hanno fatto la partita, ma noi diciamo non stavamo rischiando niente e aspettavamo il momento giusto anche per avere la nostra occasione. Poi effettivamente rimanere in 10 quando siamo già un po' risicati, un po' senza alternative in attacco e neanche in difesa, tra l'altro, però per fortuna non c'è stato nessun problema fisico. E rimanere in 10 ci ha fatto perdere qualcosa, ovviamente abbiamo dovuto fare una gara di quasi completamente di contenimento, poi purtroppo è arrivato il gol, abbiamo provato a riprenderla, ma non eravamo in grado di cambiare il volto della partita perché loro sono una buona squadra già sull'intelaiatura dell'anno scorso che hanno fatto il quarto posto nei playoff, non era facile, però devo dire che la squadra è rimasta in campo con grande dignità e alla fine ci poteva stare anche qualche occasione lì proprio nel finale, se quella palla che è passata in area sulla punizione fosse stata toccata da qualcuno, magari andavamo un'altra volta ai rigori. Ma al di là di questo, onestamente, questa è una buona prestazione da parte di tutti, condizionata dall'espulsione, dove tutti hanno fatto un grande lavoro. Siamo una squadra operaia, molto giovane, aspettiamo di completare l'organico. Grazie al presidente siamo riusciti a prendere anche alcuni giocatori che non sono ancora disponibili per motivi di tesseramento o per qualche problema fisico che hanno, ma adesso siamo sicuramente concentrati solo sul campionato. Questo, diciamo, il paradosso di questa sconfitta è che ci permetterà uscire dalla Coppa Italia di concentrarci solo sul campionato. Siamo una squadra, onestamente, che non ha un organico molto ampio, un gioco già consolidato. Stiamo creando quella famosa amalgama di cui parlava qualcuno. E questo fatto di essere usciti dalla Coppa Italia ci consente di concentrarci durante la settimana per il campionato dove conoscete tutti il nostro obiettivo. Mister, nonostante l'inferiorità numerica, comunque abbiamo visto una buona nocerina in campo. Al di là forse di una punta che è proprio nei numeri che manca, forse un centrocampista che dia una mano un po' alla costruzione agli urni, anche se ne sarebbe bisogno, probabilmente. Liurni giocava sull'esterno, ha fatto un grande lavoro, poi era stanco, quindi abbiamo sostituito, tra l'altro con un 2000 Conte che ha fatto qualche giocata importante. Centrocampo in questo momento, secondo me, siamo abbastanza fiduciosi. In avanti, logicamente, un ragazzo del 99, Sorgente, che veramente ha fatto anche il lavoro per due a un certo punto, perché una volta espulso di Lollo, per un motivo secondo me veramente banale, perché si è riparato il viso e l'ha preso da una distanza ravvicinata la palla con la mano. Onestamente, il buon senso mi diceva che non c'era una seconda ammonizione, ma così ha deciso l'arbitro. Per noi non è un problema, siamo stati quadrati, organizzati, abbiamo concesso poco, abbiamo cercato di ripartire e solo con Sorgente davanti, onestamente, abbiamo fatto una gran fatica, però veramente merito al ragazzo del 99 che ha fatto un grandissimo lavoro, tant'è vero che alla fine quello che ci interessa è l'opinione dei nostri tifosi. I tifosi hanno visto un gruppo di ragazzi che si sta creando, dare il massimo, alla fine uscire con dignità, testa alta, in 10 uomini per 60 minuti, da questa competizione
loro hanno visto una squadra che corre e così dovrà essere sempre, a prescindere dal risultato. Mister, comunque arriva abbastanza pronta la Nocerina al primo impegno di campionato di domenica prossima. Ma sicuramente adesso faremo una settimana impegnativa dove saremo concentrati e ci faremo trovare senz'altro pronti, ma noi siamo stati un po' spiazzati dall'entrare in gioco in Coppa Italia domenica scorsa 18 a causa dell'esclusione del Gela, mentre avremmo dovuto entrare oggi, quindi la nostra preparazione è stata un po' falsata. Ha subito qualche rallentamento, sicuramente nel tempo troveremo la migliore condizione, non so domenica se già l'avremo, onestamente non saremo al 100%, ma comunque avremo quella concentrazione tale che ci farà affrontare la prima partita di campionato davanti ai nostri tifosi con il massimo dell'impegno, questo senza dubbio. Ma sicuramente l'Ava, per una questione di tesseramento dal Costa Rica che arriva il transfer, io conto di averlo a disposizione. E Shimbamba dovremmo verificare le condizioni fisiche, diciamo che non ci sono in questo momento problemi gravi, però bisogna capire lo staff medico se ce lo metterà a disposizione. Onestamente sarà un po' indietro anche come preparazione perché sta facendo un lavoro differenziato, quindi non lo so come starà, però spero che almeno l'Ava sia, per un problema amministrativo superato, disponibile. Mister, ci aspetteremo qualcosa sul fronte mercato? Ma siamo d'accordo io e il Presidente che dopo le prime giornate di campionato ci renderemo conto veramente delle lacune che avrà questa squadra e eventualmente cercheremo di intervenire. Adesso abbiamo creato questo gruppo e vediamo di che pasta è fatto, poi ne riparleremo tra qualche settimana. Mister, quindi il tema di campionato, visto che domenica si avvicina, chiederà un po' di cattiveria, di concentrazione in più ai suoi ragazzi. Mi riferisco giusto all'episodio del gol dove c'è stato un po' di libertà nel lasciare. Sì, in effetti quando l'avversario convergeva c'era bisogno di essere un po' più venire un po' di più il portatore di palla. Però a livello di concentrazione complessivamente noi abbiamo concesso pochissimo agli avversari che giocavano a memoria già dall'anno scorso, sono rinforzati, noi siamo in una squadra in fase allestimento ancora, tutta nuova, e io penso che c'è stato solo un problema di non far calciare questo avversario al limite dell'area, ma però per il resto sì, però complessivamente non siamo stati grintosi al punto giusto, non mi sembra che ci sia stato un lassismo, anzi al contrario. Sì, però è anche una questione di condizione fisica, onestamente non mi sento di rimproverare qualcosa ai ragazzi perché, ripeto, noi abbiamo avuto problemi perché la preparazione l'abbiamo dovuta interrompere secondo i nostri programmi a causa della partita contro il Nola che abbiamo superato il turno. Adesso per fortuna paradossalmente siamo usciti dalla Coppa Italia e questo ci consentirà nel tempo di riprendere un po' quella condizione fisica, atletica che su cui non abbiamo lavorato come avremmo voluto, quindi qualche defiance sotto questo aspetto c'è stata, ma contiamo che nel tempo siamo destinati a crescere. Poi sicuramente ci sarà da soffrire, siamo una squadra operaia, una squadra umile che dovrà essere sempre compatta, che dovrà concedere poco, però abbiamo delle frecce da spingere in porta, diciamo così, ecco, ci piace questa metafora, delle frecce che ce le giocheremo e io sono convinto e fiducioso insieme alla società che inizieremo un bel campionato e col tempo siamo senz'altro destinati a crescere.